A Bologna Medicina si è parlato della nascita e dello sviluppo della medicina legale, nella suggestiva cornice dell'aula absidale di Santa Lucia. Ospite d'eccezione Carlo Lucarelli, scrittore, regista e giornalista, che ha fornito una panoramica della storia della medicina legale, dagli albori a oggi. Si tratta infatti di uno degli argomenti che affascinano di più il grande pubblico. Ma è giusto ed è un diritto pubblicare i dettagli e i particolari di un omicidio o di un'indagine su un omicidio durante l'inchiesta? Ci vuole una regola, secondo me, naturalmente. Una regola data dal buon senso il più possibile, magari meno regolata dalla legge possibile, quello che vuoi, però è chiaro che ci vuole una regola. Ci sono delle cose che pubblicate prima creano dei problemi. Ci sono delle cose che pubblicate troppo presto possono essere interpretate male. Penso che uno dei doveri, parlo dal punto di vista di chi racconta, giornalista o scrittore, quello che vuoi, è di dare un'informazione chiara e che sai che arriverà ad un lettore che capirà, no, quello che stai dicendo. Mettersi a parlare il giorno stesso, magari in televisione, di DNA, di chi potrebbe essere stato, secondo me è sbagliato, perché ci vuole più tempo per capire le cose. Ma prima che la scienza supportasse le indagini sui crimini violenti, il modo in cui il presunto colpevole si rapportava agli investigatori era diverso? Forse un tempo si negava di meno. Oddio, non lo so questo, devo dire. Io, l'esperienza che ho, che poi non è così grande, ma anche di casi passati, è che ho visto un po' le stesse cose. Cioè, il criminale anche di una volta, il grande assassino negava in continuazione, ha continuato a negare. Ci sono serial killer di un tempo, Cesare Serviati, uno di questi, che continuano a negare, hanno continuato a negare anche fino davanti al plotone d'esecuzione, allora c'era la pena di morte, alcune delle cose che evidentemente avevano fatto. Nell'intervento lei ha fatto un riferimento al romanzo fantascientifico di Philip Dick, Minority Report, parlando della polizia pre-crimine, una polizia in grado di anticipare le azioni criminali. Ma se venisse creato un corpo di polizia del genere, lei sarebbe favorevole? Assolutamente no, ovviamente un crimine che deve ancora avvenire è un crimine che non avviene. Infatti il romanzo, il racconto di Dick, e poi il film che ne è stato tratto, racconta esattamente questo. Mi dispiace, sono rischi che dobbiamo correre, che succeda qualcosa di brutto, per non ovviamente ledere in qualche maniera la dignità umana, che invece chiede altre cose.